Mercato libero o mercato maggior tutela? L'opinione dell'Associazione dei consumatori. Non è facile esprimere un'opinione nel settore energetico, perché evidentemente chi rappresenta i consumatori è a favore della concorrenza e a favore del mercato, perché generalmente concorrenza e mercato portano dei vantaggi per i consumatori, soprattutto in termini di costi, ma anche più offerta, più trasparenza. Nel mercato elettrico, ahimè, devo dire, ciò non accade. Un dato è significativo: i consumatori che sono rimasti nel mercato di maggior tutela pagano di meno l'energia di quelli che invece hanno scelto la libera concorrenza. Questo è un paradosso assoluto dovuto a tante problematiche connesse al mercato elettrico, per cui oggi che si parla di ampliare il mercato, la domanda che farò è: parliamo di un mercato vero, di un mercato onesto? Per fare l'esempio di un altro settore merceologico, un mercato che si avvicina a quello della telefonia, dove negli anni i prezzi sono crollati, o piuttosto un mercato che si avvicina a quello dell'RC Auto, per fare l'esempio opposto, di pochissimi vantaggi per i consumatori? Ecco, la risposta a questa domanda è essenziale per capire se i consumatori di domani potranno avere dei vantaggi da un mercato più concorrenziale di quello odierno. Dovrebbero esserci anche degli interventi legislativi per regolarizzare il settore? Non è facile nel mercato elettrico, perché il peso dell'infrastruttura è un peso significativo. Un aiuto però lo darebbe già spiegare ai consumatori quanto si consuma di energia. L'arrivo della bolletta a casa degli italiani è qualcosa di misterioso. Nessuno sa quanto consuma, che tipo di traffico, volendo usare un'espressione mutuata dalla telefonia, ciascuno di noi fa, e quindi come si fa a scegliere per bene sul mercato elettrico. Basterebbe dire che quelle offerte della pubblicità, che ci sembrano mirabolanti, possono portare nel migliore dei casi un risparmio di qualche decina di euro in un anno. È evidente che questa non è concorrenza. Quindi una maggiore trasparenza è anche un'opera di informazione da parte vostra come associazione? Il ruolo delle associazioni è importante, ma io chiedo un impegno anche da parte delle aziende. Proprio in questi giorni gli spot delle aziende dell'elettricità si fanno molto evocativi, molto emozionali. Ecco, vorrei che le aziende del settore elettrico fossero più responsabili in questo senso. Spieghiamo ai consumatori quanto costa l'energia, come si può risparmiare, come si può fare efficienza energetica, perché se non si parte dai cittadini il mercato non sarà mai un vero mercato. Mercato libero o maggior tutela? La maggior tutela, ovviamente. E bisogna sfatare il fatto che la maggior tutela non fa parte del mercato libero, perché i prezzi praticati nel servizio di maggior tutela sono il frutto dei costi sostenuti da acquirente unico per comprare l'energia elettrica per i clienti di maggior tutela, e siccome l'acquirente unico compra l'energia elettrica sul mercato, lui fa parte del mercato, quindi i prezzi della maggior tutela sono prezzi di mercato. Se poi l'acquirente unico compra discretamente bene, per cui i prezzi della maggior tutela sono buoni rispetto a quelli offerti dalle società sul mercato libero, beh, meglio per i consumatori. Quindi noi sosteniamo con forza il ruolo dell'acquirente unico, che deve continuare a comprare l'energia elettrica sul mercato come un qualsiasi altro soggetto di mercato per i suoi clienti, che sono 24-25 milioni. Quindi, avendo questa forza di acquisto, riesce a comprare bene e avere un prezzo discreto. Quali problemi possono esserci per un consumatore che sceglie il mercato libero? Come le associazioni possono intervenire? Allora, allo stato attuale sono più i disagi che i vantaggi, perché vantaggi dal punto di vista del prezzo ce ne sono pochi, qualche euro all'anno, 10, 20, se va bene. Altrimenti, come ha dimostrato una inchiesta dell'Autorità per l'Energia, la maggioranza delle offerte in un mercato libero sono più alte di quelle del mercato tutelato. Ma non basta, c'è un problema di disagi, che quando un consumatore sceglie il mercato libero, poiché i rapporti tra distributori e venditori non sono molto fluidi, quindi i dati di misura, quando uno faccio lo switch, non mi vengono comunicati rapidamente al venditore, allora significa che il consumatore o si trova due fatture, una dal vecchio e una dal nuovo, o si trova delle fatture di acconto che non,
così a casaccio, oppure aspetta sei mesi per avere la prima fattura e quindi ha degli importi esagerati. Quindi deve molto spesso, quando cambia fornitore, deve risolvere questi problemi pratici, che è il frutto della disorganizzazione dei rapporti tra venditori e distributori.